Benvenuti ad una nuova puntata di Sul piatto della bilancia. Ringraziamo ancora una volta gli studi del Foggia Village Conart che ci ospitano e oggi metteremo un nuovo argomento sul piatto della bilancia, un argomento molto discusso e anche molto attuale. Parliamo di comunicazione. La comunicazione offre tante sfumature e noi accarezzeremo quelle più attuali che riguardano anche le cosiddette fake news. In studio qui con me quest'oggi un graditissimo ospite, un giornalista, un amico, anche Piero Russo. Ciao Sabrina, salve a tutti, sono contentissimo di essere qui perché insomma io sono felicissimo quando realtà belle come quelle di Minikio Channel mi ospitano, anche perché secondo me non sembra di stare a Foggia se ci pensiamo, visto che parliamo di comunicazione, no? E qui ci troviamo a Foggia, realmente a Foggia, per una volta possiamo dire che qualcosa di buono parte da Foggia e questo a me fa veramente e piacere. E cerchiamo anche di migliorare sempre, quindi anche avvantaggiandoci con le nostre professionalità. Quindi caro Piero, oggi tratteremo proprio un argomento a noi molto vicino, la comunicazione. Tu sei, ricordiamo, Piero, oltre ad essere un grande amico, un conduttore bravissimo, un giornalista professionista, ha lavorato per Repubblica, insomma, anzi, colgo l'occasione per farvi visitare il suo sito internet. Ah, perché... pensavo perché per la Repubblica, come mai ha lavorato per... Il suo sito internet, proprio per poter poi vedere tutto quello che hai fatto, hai un background abbastanza largo e che magari non tutti ancora conoscono. Quindi ho scelto proprio te per parlare di questo argomento, un argomento che poi in realtà si allaccia in maniera abbastanza stretta con quella che è l'informazione a tutto tondo. Si parla molto di fake news, ma che sono in realtà queste fake news e quanto possono danneggiare il giornalismo odierno anche? Beh, le fake news sono una conseguenza diretta di quello che i social network stanno creando nel mondo. I social network sono un'arma a doppio taglio, nel senso che sono qualcosa di importantissimo perché ti danno un'immediatezza dell'informazione, però ecco, diciamo informazione, mettiamo le virgolette all'informazione, certo, perché in realtà l'informazione vera e propria non è quella, giornalisticamente parlando è assolutamente diversa. Con la nascita dei social network molte persone, se non tutte, sono convinte di essere diventati giornalisti e quindi si cerca di informare questo o quello indistintamente, senza però informarsi prima, perché informare significa informarsi per poter veicolare correttamente una certa informazione. Allora nascono le fake news, che nascono dal sentito dire o da qualcuno, qualche mente, perché ce ne sono di menti contorte o eccelse in base poi al caso, vista, che cercano di inculcare questa notizia falsa. Il giovane soprattutto. Sì, sì. Qualche tempo fa si parlava di questa famosa bolletta della luce con questi 35 euro in più, perché questi 35 euro servivano a coprire le spese di tutti quelli che in realtà non pagavano la bolletta della luce. Sì. Niente di più falso. Il problema qual è? Ecco, la fake news, che sui social network si è diffusa questa voce, su WhatsApp è stata veicolata anche grazie, scusami se ti interrompo, a degli algoritmi a quanto pare presenti su alcuni social come Facebook ed altri, quindi comunque si va a creare una discrepanza tra la verità e la fake news. Certo. E anche i giovani che vogliono approcciarsi alla professione o giornalistica o della comunicazione poi pensano che sia tutto abbastanza fruibile, come lo è, diciamo, sotto certi aspetti il web, ma poi in realtà tu che appunto l'hai fatto per tanti anni puoi comunque testimoniare che per fare il giornalista ci vuole tutta una serie di preparazioni per poter affrontare le notizie e quindi diffonderle. So che anche se siamo a Foggia ci seguono un po' da tutto il mondo, però a Foggia si dice che per fare il giornalismo bisogna mangiare il pane tosto, no? Nel senso che bisogna comunque intraprendere una strada che non è semplice. Il giornalista può influenzare milioni di persone con quello che scrive, e allora deve stare bene attento perché anche alle fonti, le cosiddette fonti. Alle fonti, un procurato allarme, certo, oltre ad essere un reato penale, sì, può, visto che siamo, visto, certo, che insomma tu la imposti sempre sul giuridico, può influenzare tante persone in maniera negativa. Se io dico
dico per dire, no? Questa persona, ho saputo a Foggia è morta questa persona di incidente. Certo. Ok, e faccio nome e cognome. È capitato, quindi lo dico con cognizione di causa. Sì. È capitato anche a personaggi dello spettacolo, anche a personaggi come dello bufale, spettacolo. Poi sono state tamponate come bufale, però in realtà certo. Creano comunque. Assolutamente. Allora che succede? Un familiare che si trova sul social network in quel momento può avere un malore. Questo è procurato allarme, insomma, è un problemone. Per fare il giornalista si segue un iter diciamo così. Che io non so perché poi Sabrina abbia invitato me, perché Sabrina è molto brava e lo conosce benissimo. Ma la trasmissione aveva bisogno della tua presenza. Aveva bisogno della mia presenza, sì. Un rafforzativo. Oltre, ecco, ci sono i giornalisti, lo sappiamo, è inutile che divaghiamo su questo, i giornalisti professionisti, i giornalisti pubblicisti, ma la cosa fondamentale è che molto spesso anche gli stessi giornalisti pubblicisti o professionisti devono conoscere determinate regole. Vedevo ultimamente su un noto quotidiano immagini che sono assolutamente bandite dal codice deontologico dei giornalisti, immagini di incidenti con cadaveri nelle lamiere contorte, cose bruttissime. Non c'entra nulla con le fake news, perché quella era in realtà una notizia, però il problema qual è? Che bisogna professionalizzare, anche saper comunicare, anche qualora la notizia fosse vera, non va nemmeno troppo amplificata e comunque va veicolata nel modo più deontologicamente giusto. Ecco, assolutamente questo. Noi siamo viviamo in una realtà dove la cronaca nera purtroppo la fa da padrone. Allora io so benissimo da giornalista che se voglio sapere qualcosa di cronaca nera devo leggere, non per fare la pubblicità, ma è così, devo leggere la Gazzetta del Mezzogiorno, perché sulla Gazzetta del Mezzogiorno, quando si scrive un argomento di cronaca, è quello, è Vangelo, insomma, perché chi scrive di cronaca sulla Gazzetta del Mezzogiorno è un vero giornalista, si informa, anzi molto spesso è lui che informa, le forze dell'ordine e sa come si deve comportare e quindi come farsi leggere, perché insomma farsi leggere è una cosa molto importante. Sui social network è facile farsi leggere, adesso ci sono questi titoli ad effetto, sì. Ecco chi è il nuovo allenatore del Foggia. Ci sono poi in realtà sempre stati, come sai, però ora sono tutti più, proprio in primo piano sono solo quelli, sembra che ci sia solo questa tendenza negativa, perché poi alla fine pur di vendere il giornale, che poi sappiamo benissimo la crisi anche in cui vertono le aziende editoriali circa le vendite dei giornali, dei quotidiani, si crea un titolo ad effetto che poi magari tanto ad effetto poi si sgonfia nell'articolo e quindi non esce bene neanche il giornalista che l'ha scritto. Assolutamente, anche perché insomma si tende a deprofessionalizzare questa figura del giornalista, che io continuo a dire è una figura fondamentale. Dal giornalista tu devi apprendere determinate notizie e devi fidarti di questo giornalista. Quando si facevano i famosi giri di cronaca la mattina dai carabinieri, dalla polizia, i carabinieri e la polizia prima sapevano che dando la notizia a Sabrina Masciaveo si potevano fidare di Sabrina Masciaveo. Sabrina Masciaveo poteva anche sapere che magari il giorno dopo c'era un blitz antimafia e non lo divulgava, perché c'era un rapporto di fiduciario. Così adesso si crea anche la credibilità, ma questo anche per le aziende dei vari settori, quindi anche volendo uscire un po' dall'ambito prettamente giornalistico, anche la comunicazione aziendale deve essere comunque ben incanalata, perché si fa tanta comunicazione oggi, sicuramente più di prima, ma come si fa e cosa porta poi di risultato, e anzi molti si improvvisano credendo di fare del bene anche al proprio business. Hai toccato un argomento dolente, lo so, ecco, perché, però insomma, proprio per far comprendere, perché ci guardano anche comunque le nuove generazioni che adesso sono molto più attenti e credono che magari basta un cellulare per poter fare il solito selfie. Magari un selfie vuoto che non ha un reale comunicato alle spalle può penalizzare anche una potenziale professione intrapresa da poco, magari. Penso ai giovanissimi di 20 anni, 25 anni, usciti dall'università. Assolutamente, ma anche dal punto di vista dell'azienda. Molto spesso chi possiede un'azienda è convinto che per comunicare debba chiamare il figlio della vicina di casa che sa scrivere un bel tema all'italiano e questo figlio della vicina di casa possa veicolare l'informazione. Non è assolutamente così. Non è così semplice. Assolutamente non è così semplice, perché se no, altrimenti sarebbero tutti veri giornalisti. Bravo. O comunicatori. Assolutamente.
per fare un comunicato stampa, innanzitutto la cosa fondamentale è conoscere il destinatario, la psicologia del giornalista che riceve il comunicato stampa, perché se tu mi invii, faccio un esempio, un comunicato stampa sgrammaticato e in PDF, il giornalista che lo riceve lo butta. Molto semplice. Ci sono tante piccole regole, tanti step che comunque vanno rispettati per poter poi intraprendere che si studiano e mangiando il pane tosto di cui prima che si imparano sul campo. Invece per quanto riguarda i social, cosa pensi possano aver tolto, se hanno tolto qualcosa, anche agli altri mezzi di comunicazione tradizionali? Hanno tolto tutto ai mezzi di comunicazione tradizionali, però non possiamo fare sempre il tarerbo un fascio. Ecco, Mitico Channel è molto molto social e ha aggiunto qualcosa. Ora non pensate che siccome la tecnologia va avanti, devo dire questa cosa, la penso veramente. C'è anche il discorso della web TV, anche la televisione poi si è evoluta e quindi anche con lo streaming, con altre buone caratteristiche che il web offre. Noi abbiamo uno studio, in questo caso è in Chroma Key, che è una bella tecnologia, e facciamo del bel giornalismo pur essendo social. Tu dicevi prima, basta prendere un telefonino e fare un selfie, ma resta un selfie, non resta qualcosa di professionale. Quindi va bene, vanno benissimo i social network, io utilizzo sempre, sono quasi schiavo di Facebook perché per il mio lavoro devo anche lanciare l'esca, se no si è fuori, se no si è fuori proprio dalla vita quotidiana. Purtroppo anche è così, sarebbe bello passare una settimana senza i social network guardando la natura, però infatti la natura è un po' diverso, però fatta l'informazione anche sui social network in una maniera professionale rende molto di più, e io sono certo che anche le grandi aziende che utilizzano i social network, ma anche il lettore medio che non è scemo ma ha imparato a discernere gestire bene, ecco, si rende conto, si possa rendere conto che c'è una sorta, un livello diverso, ecco, diciamo così, tra l'informazione e l'informazione improvvisata. Tu hai tenuto anche diversi corsi sia riguardo il giornalismo che la comunicazione in generale. No, ma ero raccomandato, mi ha detto, sì. Ma no, ti autoraccomandavi con la tua professionalità senz'altro, e quindi hai avuto a che fare con ragazzi più giovani. Adesso che ci troviamo in un'epoca in cui ci sono i nuovi cosiddetti nativi digitali, quindi bambini piccoli, magari le mamme che sono anche più piccole di noi, quale consiglio senti di dare a queste mamme che magari non comprendono molto bene la stessa tecnologia, che usano in maniera forse anche un po' approssimativa, per poter poi educare i figli ad un uso più corretto possibile senza farne completamente a meno, perché altrimenti anche il bambino potrebbe sentirsi fuori dalla società rispetto ai suoi coetanei? Un consiglio alle mamme, secondo me, è lasciare perdere i social network, nel senso lasciate fare ai vostri figli quello che devono fare, limitateli magari, ecco, una cosa che potrebbero fare è limitarli un po' i social network ai figli, perché si diventa troppo anche facile. Schiavi, poi. Sì, è troppo facile educarli con i social network. Fate uscire i vostri figli, fateli fare una bella passeggiata, portateli a passeggio con voi, perché la vita non è fatta di social network. Ci sono, soprattutto in Giappone c'è questa tendenza, ma purtroppo sta arrivando anche in Italia, ci sono ragazzi che a 20 anni per 4-5 anni di seguito non sono mai usciti di casa, ma hanno tenuto i loro rapporti con i coetanei solo via social network. No. E questo è un grave problema. Tra l'altro, da ultime segnalazioni, appunto, emerge che i ragazzi non leggono più, nemmeno anche per studiare, proprio tendono comunque ad allontanarsi sempre più dai libri, quindi ad elaborare anche un pensiero, hanno difficoltà per poter poi esprimerlo in termini di scrittura. Un'altra cosa giusta, avete notato che sui social network nel 90% dei casi non si sa più scrivere? La con l'H e la senza H sono la stessa cosa, lei con l'accento, lei senza accento. Gente anche giovane che magari ha studiato, quindi oserei dire anche gente con la laurea, è capitato magari di prestare poca attenzione nello scrivere un semplice messaggio, certo. E questo può comunque andare a minare anche la propria professionalità, se si tratta di una persona che ha comunque un valore professionale riconosciuto. Assolutamente. Quindi è così. Si è molto più superficiali in questo senso. Quindi sono assolutamente d'accordo. Io continuo a dire che bisognerebbe che queste mamme, tornando al discorso di prima, insegnassero ai bambini ad andare in edicola la mattina e a comprare il
il giornale cartaceo, a parte il fatto che i giornali cartacei, i libri cartacei hanno tutto un altro fascino, diciamo che, la diciamo in maniera romantica, sono affascinanti perché hanno un odore, hanno una consistenza che è una cosa fantastica. Non che, non voglio dire che le versioni digitali non siano buone, però l'importante è far capire ai propri figli che se non iniziano adesso a capire come è fatto il mondo fuori, leggendo molto, libri, giornali, per loro il mondo, quando saranno grandi, diventerà soltanto virtuale. E sarà anche molto vuoto, perché certo, ricordiamolo, la tecnologia fa bene anche alla cultura se appunto si segue un iter anche strutturale, diciamo naturale e normale, quindi uscendo, vivendo, facendo delle esperienze, per poi andarle a fondere anche col tablet vicino al quotidiano, davanti magari a una buona tazza di tè. Con questo concludiamo anche questa puntata di Sul piatto della bilancia. Ringrazio tantissimo l'ospite che abbiamo avuto quest'oggi, Piero Russo. Grazie, che riprenderà con le sue numerose trasmissioni, e ci vediamo alla prossima puntata, che sarà la sesta, sempre su mythicochannel.com. Vi aspetto.